mezz'oretta insieme eh, desidero portarvi a fare un viaggio lontano, lontano lontano. E normalmente cerco uno stimolo nel luogo dove, ci, dove arrivo e ne ho presi già 50 di stimoli in meno di 20 minuti, quindi mi è difficile perché sappiate che i biscotti che avete mangiato, le crostate che avete mangiato le hanno fatti i ragazzi. Al cenera aveva scritto tutto ciò che la forza del mondo fa lo fa in un circolo. I prodotti che state vedendo sono frutto di un'immaginazione perché prendere l'olio esausto e farlo diventare un detersivo è una, una follia. Il festival si chiama Resurrezioni e parliamo di onestà. Non lo so. Non so da dove iniziare. E normalmente inizio con Pinocchio, che tutti conoscete. Perdonatemi la ho chiusa su Pinocchio perché essendo napoletano noi le chiudiamo tutte quante. E chiaramente da adulti voi me la fate passare, ma i bambini di terza elementare no. Quando io sono stato in classe, i bambini di terza elementare mi guardavano, dicevano, li guardavo, mi guardavano un po' strano e chiedevo, qual è il problema? non si chiama Pinocchio, si chiama Pinocchio. Ok. Quindi il primo esercizio con voi è portarvi a essere bambini di terza elementare. Quindi alzate la mano, chiacchierate, ditelo, non ho capito, non me ne frega niente, stai facendo un fracco di stupidaggini. Che cosa pensate immediatamente? Cosa vi si disegna in testa quando guardate Pinocchio? Tutto il mondo racconta Pinocchio, o meglio, riconosce Pinocchio per le bugie. Oggi parliamo di onestà, a Eros parlavamo di eroi e io porto Pinocchio. Perché il primo esercizio che vi chiedo di fare mentalmente è dirmi a questo punto, visto che è universalmente riconosciuto Pinocchio come un bugiardo, quali sono due bugie che ha detto Pinocchio. Due è difficilissimo. Vai, facciamo una. Me ne dite una. Ha mentito sui denari, allora grazie per avermi voluto rispondere perché questa è una cosa difficilissima. Allora lui ha fatto una marachella all'inizio che per amore dei suoi compagni, perché veniva il circo, adesso facciamo una su Pinocchio, eh, veniva il circo in città e lui voleva andare a trovare i suoi amici, ha venduto l'abbecedario e con quei soldi ha comprato il biglietto per andare al circo. Il peccato originale, faremo un po' di salti, visto che siamo nel festival Resurrezioni, facciamo un po' di, di paralleli con un altro Pinocchio un po' più alto. Questo forse è il peccato originale, ma chiamarla proprio bugia e addirittura prendere tutta la storia e trasformarla in un personaggio bugiardo, forse è un po' forte. Sicuramente quello è uno degli errori, forse è diciamo, un peccato veniale fatto da piccino. Questa ve la lascio, negli anni penserete a quali sono le bugie di Pinocchio. E quindi questa cosa vi serve per capire chi è onesto e chi è bugiardo. Perché Pinocchio è un personaggio pericolosissimo. Allora, la vera, la vera storia di Pinocchio è la storia di un bambino che non si arrende alla condizione con la quale l'hanno disegnato e desidera fortemente essere cosa? Un bambino vero. Ci riesce alla fine? Non posso usare la parola che mi verrebbe in mente perché tipo, siamo sotto telecamere. Eh, e quindi la storia meravigliosa di una persona che non si arrende all'esidere all a quello che è lo stato delle cose nelle quali è stato disegnato e desidera. Ma mica basta solo che desidera. Desidera, vuole. E quindi ottiene non va bene, e quindi deve essere bollato come un bugiardo: no, non è così. Festival cum, eh, Resurrezioni, alzati e cammina. Pinocchio non se n'è fregato di nulla, di quello che gli altri dicevano e ha ottenuto ciò che desiderava. Secondo esercizio, visto che siamo in mezz'ora, facciamo quello che normalmente si fa in una settimana, quindi adesso vi, sarò, vi do una serie di punturine antibiotiche. Se avessi di fronte a me una classe di bambini e io vi chiedessi mi dite un vostro desiderio, sarei sommerso. Adesso, se provate mentalmente in 20 secondi, io faccio la domanda, datevi la risposta da soli, che cosa vi si disegna in mente? Se riuscite a Ottenere dalla vostra mente un desiderio. Bravo, meno male, paura. Okay. Ottimo, perché quando io desidero, le cose avvengono. Quindi, il vero problema di tutta questa cosa, di questo mondo in questo momento, è che non desidero? Sì. Perché le persone che desiderano sono persone pericolose, sono persone da bloccare, sono persone alle quali bisogna mettergli un bel naso lungo e dirgli che è un bugiardo. Perché i libri nel 1500 sono stati bruciati, le favole no. E nelle favole ci sono le cose che ci permettono di portare, o ci permettono di ritornare a quello che serve, ovvero tante persone felici, perché noi siamo costruiti per essere felici. Solo quando diventiamo spaventati siamo controllabili. La settimana scorsa, così facciamo un piccolo passettino avanti, quanti di voi sanno quanto è stato raccolto per i ragazzi di Lodi? Bellissimo, meraviglioso. Perché tutti si sono fermati a 60. In realtà all'altro ieri, ma non è finita, siamo arrivati a 145.000 euro. E Crozza sfotteva dicendo, adesso gli mandiamo Cracco, cioè noi gli mandiamo Cannavacciuolo che va a cucinare a tutta l'odi e va a fanculo, scusate. Questo è un classico esempio di forza di persone che si mettono insieme per un desiderio, che era quello di sanare Un'ingiustizia, ma non a parole, realizzando insieme ciò che serve per superarla. E questa è una forza delle popolazioni, delle comunità, che non è bloccabile in nessun modo, se non mettendo il naso di Pinocchio. Ma tutto questo non sarebbe mai potuto succedere se non ci fosse stato una persona che ha creato quell'associazione. Cioè, in questo momento, tutta l'Italia, o meglio, tutte le persone che ritengono che ci sono delle ingiustizie sono pronte a dare una mano a qualcuno, ma manca il qualcuno. Cioè, diventate il Pinocchio che ha un desiderio. Come dice il Piccolo Principe? Nelle favole ci sono scritte tutte le cose che servono per riportare il mondo ad un livello umano. Non chiederti ciò di cui ha bisogno il mondo, ma chiediti ciò che ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha solo bisogno di persone felici. E io aggiungo, mai come in questo momento, mai come in questo momento. Per cui adesso siamo come nel Medioevo. Il Medioevo era il momento al quale sembrava tutto finito, stiamo per distruggere tutto. In quel momento venne fuori l'arte. Dove sta Bomba? Bomba? Viene fuori l'arte, no? C'è cioè, una bomba d'arte bellissima. Eh. E quindi rimettere insieme nel 1500 c'era stato bisogno degli artisti. In questo momento gli artisti siete voi con il crowdfunding, e poi facciamo un passaggio sul crowdfunding, con questa parola terribile, inglese, incomprensibile volutamente per portare le persone fuori strada. Voi potete. voi potete realizzare il vostro desiderio, qualunque esso sia. Tutto quello che io faccio nel mio mestiere, se vogliamo chiamarlo mestiere, è semplicemente aiutare le persone e le piccole organizzazioni a ritornare Pinocchio. Poi fanno tutto da sole. In sei mesi, l'anno scorso, non so se qualcuno di voi conosce la storia di Tam Tam Basketball, che è una squadra di basket... Fondata da un, da un giocatore di basket che ha vinto con la Virtus Bologna tanti scudetti, poi è venuto a finire la, la sua carriera a Napoli e ehm, in applicazione di un principio che si chiama Giving Back Philosophy, ha detto: Io nella mia vita ho ottenuto tanto grazie al basket, grazie alla mia città, la città che mi, ha, che mi ha ospitato, e voglio restituire questa cosa che mi è stata data. Cosa posso fare? Io so giocare a basket, quindi creo una squadra di basket. Il desiderio dei degli allenatori di basket è ovviamente allenare squadre di ragazzi di colore perché per il basket sono il meglio che c'è. Vicino a Napoli c'è un luogo che si chiama Castelvolturno, 60.000 abitanti di cui 30.000 immigrati di colore. Quindi un luogo nel quale va sulla stampa semplicemente perché c'è la mafia nigeriana, c'è tutta questa roba del racconto. Lui ha detto sapete che c'è? Io voglio andare lì a creare una squadra di ragazzi insegnandogli il basket ma soprattutto le regole della vita perché prendere un tredicenne e metterlo nelle regole dello sport significa salvarlo dalla strada. E lui ha creato questa squadra che si chiama Tam Tam Basketball. Grazie al suo desiderio e una, due campagne di crowdfunding abbiamo sistemato il palazzetto dello sport di Castelvolturno che erano 10 anni che eh, era chiuso e un campetto all'aperto. Fatta questa operazione, poi abbiamo scoperto che in Italia fino all'anno scorso tutti le, i ragazzi figli di immigrati, quindi tecnicamente non cittadini italiani, non potevano essere iscritti al tornei ufficiali. E questa cosa era come prima una regola che non si capisce perché. È partito un Tam Tam tra le persone che ci ha permesso in tre mesi, mentre in Italia lo Yusoli è morto, cioè il combattimento destino è morto, noi siamo riusciti in tre mesi a far approvare una norma, ma noi la comunità di persone in Italia che si è messa in moto attorno a Tam Tam, il 23 dicembre 2017, Nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stata inserita una norma che si chiama Salva Tam Tam Basketball, che dice che tutti gli 800.000 ragazzi che vivono in Italia e che frequentano le scuole italiane, anche se non cittadini italiani dal punto di vista strettamente eh, legale, hanno diritto come cittadini italiani di, frequentare, di fare sport agonistico, seguendo quindi una regola della nostra Costituzione, che il diritto allo sport è ancora più alto del diritto alla cittadinanza. E questa norma è passata. In queste settimane, l'anno scorso, se adesso fate una piccola googolata, vedrete che la copertura mediatica di Tam Tam, noi non abbiamo speso un euro di comunicazione. È stata talmente tanto elevata che neanche la nazionale di basket italiana ha avuto quella copertura. Tg1, tg2, tg3, lei è arrivato chiunque, si è messo in moto. E anche dal punto di vista politico si sono messi in moto, ma non dal punto di vista politico di bandiera, politico nel senso più alto del termine, per sanare un'ingiustizia. E da quest'anno 800.000 ragazzi che vivono in Italia possono fare questa cosa, grazie al desiderio di un Pinocchio, di 70 anni, ma che con l'energia di un bambino solo dei bimbi è il regno dei cieli, diceva quell'altro. Che non significa che chi muore piccolo va in paradiso. Significa che... Ecco, I bambini siriani, no. Significa che se tu utilizzi l'immaginazione... Puoi ottenere tutto ciò che desideri a patto che tu utilizzi la tua mente come un bambino di 5 anni massimo, già se inizi a diventare un piccolo adulto. Recuperate questa dimensione, divertitevi. Mai come in questo momento, come diceva il piccolo principe, il fare qualcosa che ci diverte non è un atto egoistico, è da essere una guida verso qualcosa che permette agli altri di Prima aiutare te, ma perché se noi abbiamo tutti sempre bisogno di una guida. Quando noi vediamo qualcuno che fa qualcosa, è un'opportunità, ci dà uno spiraglio, ci dà qualcosa da poter realizzare insieme e poterlo fare anche io, noi abbiamo bisogno di questo. E quindi questa roba qua è un'onestà che non viene raccontata perché non è monetizzabile questa cosa. Non ha prezzo. E se non ha prezzo, per l'economia attuale questa cosa non ha un valore. E chi se ne frega? Il crowdfunding serve a questo, vi dicevo. No? Se voi bugiardi avete detto che del il crowdfunding in generale, insomma, come, come gruppo. Il problema del crowdfunding in Italia è che il 90% delle persone che approcciano a questo strumento pensano che sia uno strumento per cercare soldi. Il crowdfunding è un modo con il quale io attivo una comunità. Che si appassiona a quello che sto facendo e mi aiuta a realizzarlo. Se io cerco portafogli, devo andare a prendere i soldi falsi a terra. Cioè. Se io cerco persone, eh, succede un'altra cosa: che le persone si attivano per quello che ci possono dare. Che a volte non sono soldi, per tam, -tam alcune persone non ci hanno dato i 20 euro, i 25 euro, 200 euro. Hanno fatto due telefonate però. Uno è arrivato alla, a Malagò, un'altra è arrivata a Gentiloni, che ha detto, guardate, questa cosa qua si deve fare. Ma non noi, noi non, conoscenze politiche zero, assolute. Solo un desiderio in un territorio difficile. Oggi, grazie a quello che sta succedendo in Italia, siamo tutti in un territorio difficile. Quindi non è che adesso se lo faccia ancora, ancora un posto più bello, cioè più semplice. No, vale dappertutto, vale dappertutto la stessa regola. Il punto è che un'altra delle leve di motivazione importanti degli esseri umani è stare col culo per terra. Cioè quando noi siamo disperati facciamo del nostro meglio, Tiriamo fuori delle energie che noi non... Quando io vedo mia figlia che ha un problema, che sta magari a 50 km di distanza e la mia voce è abbastanza sottile, io tiro fuori una voce che non so da dove viene. Perché questa cosa non la facciamo anche senza arrivare alla disperazione? Perché quando siamo disperati è sicuro, è certo. Se adesso succedesse qualcosa, adesso siamo tutti distanti, no? salutini, bla bla bla. Se ci fosse qualcosa che in questo momento ci mettesse in pericolo come gruppo, immediatamente ci trasformiamo e diventiamo uno per sopravvivere. Questa cosa funziona anche per farlo in bello. Soltanto che il più grosso nemico di Pinocchio chi è? Mangiafuoco è un altro racconto, perché Mangiafuoco, a ah, lei è bellissimo il discorso di Mangiafuoco, perché mangiafuco barbone, cattivissimo, cattivissimo, cattivissimo. In realtà dopo poco, dopo poco si commuove. Perché arriva, che cosa succede? Bello, il passaggio di Mangiafuoco racconta un altro fatto. Che quando noi ci armiamo ha detto abbiamo visto questa cosa, bellissimo, esco da qui dentro, ho deciso, sono Pinocchio, vado ah, mi confronto con un altro, quell'altro si spaventa. Perché succede qualcosa che lui non capisce. E in questo momento, all'inizio, quando noi ci porteremo a provare a ra raccontare a delle persone delle cose che non capiscono, tutti quanti noi ci spaventiamo. È umano, sta qua dietro. Si chiama combatti o scappa. È una regola di, di, di sopravvivenza. Mangiafuoco non fa... segue quella regola. Quando capisce che eh, non è successo niente di cattivo, che Pinocchio non stava facendo niente di male, Mangiafuoco dice: Ho capito, ho capito va bene, tutto a posto, ma io ho fame. Il fuoco si è spento, prendete Arlecchino e bruciatelo. Pinocchio a quel punto dice, no signore eccellenza bellissimo, io ho fatto casino, se devi bruciare uno devi bruciare me. E lui è un bugiardo. No, lui è altruista, o meglio, è, è, è come dire onesto nel dire casino l'ho fatto io, se devi bruciare uno brucia me. E mangia fuoco a quel punto inizia a piangere, perché si commuove e non solo non gli dà le tre monete che lui aveva speso, ma eh, gliene dà cinque. Il problema di Pinocchio è che quando esce con quelle cinque monete incontra il gatto e la volpe che vedono i soldi e gli dicono vieni con me sulla piattaforma di crowdfunding che ti faccio diventare questi soldi <ride> uh! e arrivano sulla piattaforma di crowdfunding non succede un cazzo, però, niente perché le persone, non i soldi che si mettono in moto il vero primo grandissimo nemico di Pinocchio è il grillo parlante quello che noi pensiamo essere invece la sua coscienza critica. Se Pinocchio a un certo punto non avesse. grido parlante, fatto. non andava da nessuna parte. sarebbe stato un ottimo burattino per tutta la sua vita, avrebbe il, non avrebbe dato qualche tormento al Papino, ma non sarebbe mai stato felice. È certo che il Papino, magari alla fine della sua vita, alla domanda a Pinocchio se tu sei stato felice, Pinocchio dice no. E state sicuri che Geppetto mica era contento di avere avuto un figlio obbediente ma infelice. State certi. Anche perché poi alla fine una volta che lo uccide, la favola di Pinocchio finisce che lui diventa bambino e, si, e cura il suo papino per tutta la vita. Quindi il nostro vero problema in questo momento, il mio problema nei vostri confronti, sono tutti i grilli parlanti che vedo saltare intorno. Che in mezz'ora faccio fatica a aiutarvi a ucciderli. Però io vedo un po' di anticorpi. Poi qualcuno ce la sa già avanti, insomma, rispetto a ucciderli. Quindi tutto ciò che sembra essere giusto da fare, il suggerimento ve lo do vedendo quando dite la parola voglio e quando dite la parola devo. Fatelo come conteggio durante la giornata. Quante volte ho detto devo? Sto vivendo la vita del grillo parlante. Quante volte dico voglio? Sto vivendo la mia vita. Peccato è che quando dico voglio le cose succedono. Quando dico devo, mi incazzo, cioè. E noi viviamo nel devo. Mm. Se non ci siamo più, cioè, ci sta bene, ci sta bene, però non ci lamentiamo. E invece, il voglio è un'altra cosa. Perché vi dicevo dei bambini di tre anni? Perché se io vi dicessi l'erba voglio cresce solo nel giardino del re. Partita finita. Pinocchio è un bugiardo. Tu devi morire triste. No. Ma hanno detto anche in totale buona fede, no? Io ho due figli, 12 anni e 11 anni, e queste cose le dico in aula. Poi quando mi metto il cappello da papà sono un rompicoglioni. Quindi non è che io sono buono, gli altri genitori sono cattivi, la società è cattiva. No, è che anche a fin di bene le nostre o le frustrazioni di chi ci sta intorno ci arrivano addosso e, come macigni e ci bloccano i voglio. Ma quando io faccio voglio, le cose succedono. Quando io faccio devo, succedono le cose di un altro. E quindi recuperare il voglio non significa essere egoisti perché l'altro grillo parlante è voglio no? Ma ci stanno tutte le cose. Massimo Antonelli, il coach di Tam Tam, aveva un voglio fortissimo. Quel suo voglio fortissimo ha permesso a 800.000 ragazzi oggi di poter fare sport senza tutte le beche. Per chi di voi fa attività sportiva o ha dei figli di attività sportiva? Fino all'anno scorso era complicatissimo avere dei tesserini. Da adesso. Vai alla federazione e hai il tesserino, anche se è un, figlio, un ragazzo non italiano formalmente sulla carta. Quindi il vostro voglio non è puramente egoistico, il vostro voglio è la dimostrazione che delle cose possono avvenire e siete una guida, tracciate una strada per gli altri. Il mondo ha solo bisogno di persone felici adesso. Ma che tempi abbiamo? Io vado, posso fare mezzanotte. No, poi sono domande, poi... E quindi per andare a chiudere sui due minuti, un'altra piccola parola è che il crowdfunding in italiano si chiama colletta. Solo che questa parola, altro grillo parlante, è diventata tabù perché il più grosso concorrente si chiama Chiesa Cattolica, sui soldi ha detto, no, la colletta è l'elemosina! E lo chiamiamo crowdfunding. E i francesi, che questo virus sotto pelle non ce l'hanno, lo chiamano colletta, perché non usano parole inglesi, lo chiamano colletta. Oppure finanza partecipata, che non è la finanza delle start-up, la finanza alternativa. Finanza partecipata è un'altra cosa. E con, semplicemente chiamandolo con il nome corretto, fatturano 10 volte quello che facciamo noi in Italia. Si chiama colletta. Colletta viene dal latino colligere, collezionare, mettere insieme. Questo è il crowdfunding. Come la colletta per comprare il pallone. Se voi avete mai fatto la colletta per comprare il pallone, questo è il crowdfunding. Cambia solo la scala. Cioè di fronte, potendolo fare sui social, non hai solo i miei 20-30 compagni di classe, ma hai potenzialmente 6 miliardi di persone. E quindi quando tu di fronte hai 6 miliardi di persone, ti rendi conto che qualunque cosa ti racconta il tuo grillo parlante per bloccarti, fa acqua. E quindi chiudo questo pezzetto con una frase, visto che siamo sempre in questo, no? dice Pino Daniele, una scarpasina, scarpano come in un film di Charlotte, un piede di qua, un piede di là, con una frase di, che poi sono quelle paroline simpatiche che ti, fa, ti aprono mondi, eh, di Uotiua, che diceva, la, responsabilità, la conoscenza genera responsabilità. Cioè il casino di tutta questa mezz'ora è che adesso vi va in circolo una roba che vi dice che forse potete ottenere ciò che desiderate. Ma fa casino questa cosa, perché è molto più semplice, molto più rassicurante dire non si può fare. E quindi alzati e cammina per chiudere con <ride> Domande? Domande. Ma fatemi divertire con le domande. Ma grazie, ho fatto... grazie, Maurizio. Interessantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Okay. Voglio un sacco di domande. Vai! <ride> Qualcuno? E and play. Usate to play. In italiano noi facciamo una cosa brutta, cioè noi dividiamo giocare con lavorare. In inglese, to play le racchiude tutte. To play è avviare, mettersi in moto, giocare. Quindi, let's play, andate con le domande. Qualcuno? Non siate timidi. Laggiù, nell'Arizona, terra di sogni, ti chiami. Grazie. La più lontana da te sta, hai visto Ciao. No, io esco di qua con un problema. A parte che sai la... la parola problema che è meravigliosa, no? A parte l'accento milanese. Vabbè, io sono il napoletano, giusto. <ride> Ognuno c'è su. Vai. Come non disperdo le energie che in questa vita di noi, mamme, lavoratori e tutto quanto è facilissimo fare nel momento in cui esco di qua, e dico voglio fare una cosa. Esattamente così. Abbiamo un problema linguistico che è l'uso del non. Ti ho detto come, come non disperdere ti stai, ti stai disperdendo. Cioè, se adesso vi dico, mi raccomando e eh, fermi tutti, non pensate assolutamente non pensate assolutamente, e già state pensando, ad un elefante rosa che balla il titta. Che c'hai in testa? Quindi è, 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 sembra banale, ma è molto più linguistico che fattivo. Cioè levagli il nonno, mettili in positivo. Cioè cosa voglio fare? A un bambino non si dice non correre. È facilissimo dire non correre! Quello non si ferma proprio. A mia figlia quando aveva tre anni, sapendo questa cosa, le dicevo vai piano! Lei a un certo punto faceva così. Poi andava lo stesso perché chi se ne frega. Però il messaggio del vai piano ti arriva, il non no, no. Quindi quando io, quando io mi sto chiedendo come faccio a non fare, purtroppo mi sto, sto già mettendo in moto un meccanismo autoavverante. È un'educazione linguistica. Ma ti rendi conto che nel momento in cui la, la trasformi, già ti arriva l'energia che non si disperde, perché noi energia da disperdere non ne abbiamo. Siamo talmente pieni di energia, la buttiamo via... Noi, o meglio, ce la, fa buttare, ce la fanno buttare via noi i grilli parlanti che ci sono entrati addosso. Nelle favole questa cosa si risolve subito. Eh, nelle favole, tutti i personaggi che fanno cose meravigliose non hanno i genitori. <ride> Facci caso? Non è il problema dei genitori, non c'è l'ordine costituito, non c'è tutta quella roba che sta sopra di loro, che è un casino da gestire. Eh. Certamente, certamente, certamente. Le imprese. È assolutamente così, perché c'è questo il film meraviglioso che, di Will Smith, no? che a un certo punto ha il figlio che sta giocando alla cerca della felicità, a un certo punto fa il genitore e dice non ce la farei mai, non potrei mai... Poi a un certo punto si sveglia, a un momento e dice no, se vuoi qualcosa, fregate di quello che ti dico io e ti dicono tutti, se vuoi qualcosa vai e inseguila, punto. Alzati e cammina. Cioè, Comunque, per tornare sempre qua. Semplicissimo da dire, complicatissimo da fare, ma sappiate che il momento in cui vi avviate è un, è un allenamento, come tutte le cose. Quelle cose che però stanno intorno a noi, che si divertono con noi, quando capiscono che si stanno divertendo con voi, vanno avanti. E quindi mentre venivo qua ieri sera e guardavo il festival, no? qui vicino c'è meno di 100 km, c'è Igor Sibandi che sta parlando, domani parlerà di resurrezioni. Vengo qua e parliamo di resurrezione. Cioè, ci sono una serie di cose che ognuno di noi ha quel, questa serie di, di. cose che ci girano intorno e che si divertono con noi. Dategli corda, fateli divertire. E quelli si divertono con voi e quindi diventa, perché probabilmente, racconta Igor, Dio, onnisciente, onnipotente, onnipresente, che due palle per lui. Forse Dio è un bambino di tre anni che vuole divertirsi con noi e imparare insieme. Se la mettete in questo, in questo modo e provate a dargli corda a questa cosa, vi rendete conto che le cose iniziano a diventare tutte molto più divertenti. Ma non solo per voi, per tutti quelli che girano intorno. Poi saranno quelli che ovviamente sono spaventati da voi, ma chi se ne frega. Gli amici veri si vedono nel momento del crowdfunding. Della colletta. Della colletta, sì. Altre domande? Questo così siete registrati in Mondovisione. Esatto. Eh, volevo chiederti perché c'è l'incapacità di fare rete vera tra le persone. Cioè, voglio dire, crowdfunding dice, vabbè, tiro fuori 10 euro e li dedi. Quindi mi sembra un po' a volte una pulizia della coscienza per mettere a sì, sì. Sì. Ti mentre invece la, il concetto vero sarebbe quello di fare rete tra persone, tra aziende, tra, tra situazioni, sì. tra associazioni sì. e non, ho mai riuscito, non sono mai riuscito a fare rete tra associazioni anche simili perché è una cagata no, ti posso no, no. no perché, non, perché non esiste questa cosa è come dire, ritorno al piccolo principe fai ciò che ti diverte e gli altri ti seguiranno non cercare di portare le persone assieme non serve a niente. C'è un libro bellissimo che si chiama Saggio sul dono di Marcel Moss, antropologo francese, che è andato un, un giorno in, in Africa e ha detto: come è possibile che esistano delle comunità che sono, vivono sempre in pace e delle altre di cannibali che si uccidono? Africani sono, a livello culturale, lo stesso perché? E ha tirato fuori una cosa, per risponderti, che si chiama Saggio sul dono. E questo piccolo mattoncino, che è una regola di funzionamento fra gli esseri umani, dice che in una cornice di amicizia, che non è il cavallo di Troia, che è un uso improprio di questa roba, quando tu fai un dono, riceverai in cambio una restituzione. Che se ci fermiamo qua sono le regole del marketing, eh, del principio di reciprocità. Robert Cialdini, le sette vers 1980, quando i soldi si buttavano, bastava anche questo. Cioè tu vai al bar, vai al supermercato, ti, ti offrono un caffè e ti compri 250 grammi, perché tanto lì i 3 ore, i 4 ore non erano un problema. Oggi vai al supermercato, ti offrono un caffè e hai risparmiato un euro, grazie, arrivederci. Perché era un uso manipolativo di questa cosa. Maus dice un'altra cosa: dice: fai un dono, è vero che tu avrai una restituzione, ma a patto che tu che stai facendo il dono. Devi verificare la ricezione, cioè, questo deve essere un dono non per te che lo stai facendo, ma per me che lo sto ricevendo. Se vuoi che io ti restituisca il desiderio, la voglia di fare nemmeno la necessità perché mi hanno detto che fare rete è bello, è una cagata. Portati avanti e ti seguiranno quelli che riceveranno quello che tu stai facendo come guida, come dono, e verranno con te. Se no è un devo. Cioè qualcuno ha scritto che fare rete è bello? No. Oppure, il dono che tu puoi fare è, tornando sempre là, chiedi e ti sarà dato. Chiedi aiuto. Perché invece il problema che noi abbiamo è io voglio fare rete, voglio dimostrare con forza di essere uno capace di farlo. L'unico risultato che ottieni è che si incazzano altre, perché non ha nessuna ricezione perché diciamo ah, tu sei bravo, no ma tu hai fatto questa cosa, ma...". e quindi la restituzione è che invece di essere un meccanismo virtuoso diventa un meccanismo entropico che disintegra le organizzazioni non c'è nessun modo di fare rete obbligando a fare rete esiste un modo con il quale tu ti avvii per la tua strada come faceva è un sì. sì. Come, come diceva come faceva mh, Così a quello che correva e poi ha fatto tutte le varie cose. Forest Gump. Forest Gump. Io volevo solo correre. Fai Forest Gump. Così metti in moto questa roba. Il la voglia di fare rete, oppure eh, c'è un'altra cosa bellissima che dice Ulio Velasco, è che giocare insieme, eh, o meglio fare le coperture nel basket, non è essere etico, è giocare male. Cioè se tu sei un attaccante e non fai copertura al tuo compagno, non è che non sei bravo, non sei bello, stai giocando male, semplicemente. Mettiti qua, è molto più semplice, specialmente in questo momento, cioè portati avanti e chiedi aiuto alle persone, Addirittura dire io sono arrivato da solo fin qua, più che fare rete con gli altri, fatti aiutare dalle persone, e poi la rete si forma naturalmente. Sì. Abbiamo un'altra domanda per concludere? Ma prima possiamo fare pure per 24 ore, mi no, scuso. Sì, <ride> facciamo l'after. Eh. La sala c'è. No, Ciao, top. sono Sara. Ciao, Sara. Domanda: Grillo parlante. Yeah. Quanto è diciamo, l'output di noi stessi e quanto invece uno specchio? di quello che ci circonda. Devi parlare con Re giù, Maric. <ride> no, io non sono un psicologo. Cioè io, io sono, no, la domanda io faccio, è. No, no, dobbiamo sono, ho capito, ho capito, ho capito. per eh, no, fare un po' di pubblicità pure Recalcate. No, poi io sono un diplomato in informatica e laureato in economia e commercio, quindi non c'entro niente con tutto il mondo che c'è qua. Però sono otto anni che accompagno persone e organizzazioni a fare questo e sulla mia strada ho trovato questi semini che poi ho studiato, ma li ho prima trovati. Quindi il, lo specchio, che è meraviglioso, guardate questo, c'è un film bellissimo che si chiama Io c'è, appena uscito di... come si chiama lui? che lui è meraviglioso, uh, lo ionismo è bellissimo, ma lui è meraviglioso perché lui ha fatto il film precedente che era cosa vuoi che sia, che è il racconto di un percorso di crowdfunding meraviglioso. Come si chiama? Edoardo Leo. Edoardo Leo sta collegatissimo, cioè sta facendo una serie di film tutti molto precisi, tutti molto 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 belli. E questo io cieco nel ionismo che ha lo specchio di 19 euro, bellissimo. Eh, L'esercizio è proprio quello, è che nel momento in cui attraverso lo specchio, e quindi vado nel, quell'altra parola terribile, al di là, ma non di là, vado al di là di tutte le cose che ci hanno raccontato nell'al di qua. Cioè, tutti i grilli parlanti stanno tutti qua. E più vi avvicinate allo specchio, più state per fare il saltino di là, dove è tutto meraviglioso. Cioè, io vengo da là perché tutto quello che faccio con il crowdfunding è prendere le persone eh, e farle attraversare lo specchio, come Alice. Che Alice a un certo punto dice alla. Ma per andare, per dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? E lui risponde: Ma se tu non sai dove andare, dovunque tu vada va bene che significa prendi il tuo desiderio e vai, non ti preoccupare, ma se non sai dove andare, che cazzo vai. Che lo dice pure Totò. Cioè tutto quello che poi vedete in maniera divertente e sembra assolutamente superficiale, dentro ha dei, dei, delle bombe enormi. enormi. Quindi un non so se ti ho, ho risposto. Dove è Sara? Ti ho risposto? Sara. Abbiamo... Sì. Se potevi illuminarci un po' sulle diverse piattaforme... No, era la parola illuminarmi che mi ha fermato più che la piattaforma. <ride> eh, boh, la piattaforma la piattaforma è lo strumento con il quale le persone che io ho ehm, contagiato vado e le vanno lì e mi sostengono. Quindi la piattaforma non è la bacchetta magica. Quindi l'attenzione sulla scelta della piattaforma. Le piattaforme una, diciamo, ormai sono tutte simili. Ciò che, deve, che fa la differenza è controllare il processo di registrazione. Perché il vostro problema quando fate una campagna di crowdfunding è che quelli che poi non riescono a fare l'operazione non ve lo dicono. Fossero un bambino di due anni, ti chiama e dice non ci sono riuscito, adulto mai. Salvo poi incontrarli dopo sei mesi e dice guarda io te li volevo dare i soldi, non ci sono riuscito. Quindi la piattaforma non è il posto nel quale arrivano le persone, è il posto al quale io rischio, è un costo occulto. Per cui prima di scegliere una piattaforma, valuta se eh, la tua comunità è internazionale, allora ne scegli un internazionale. È inutile che tu metta su Kickstarter un progetto se poi i tuoi amici stanno da Osimo a Recanati, a Porto Recanati. Per cui la scelta viene dopo, tra le 6 e 7 vanno bene tutte. Eh, C'è qualcuno un po' più specifica per la musica, però. C'è una domanda specifica, poi finito l'happening, ne chiacchieriamo. Ok, è grazie. C'è stata anche la domanda tecnica. Applausi grazie, grazie davvero, bel, bella esperienza. E noi direi che siamo proprio l'esempio che se vuoi ci arrivi. Certo. Anche noi abbiamo fatto questa roba matta e la nostra presenza qui è una cosa che, che veramente allarga il cuore. Quindi grazie, buona giornata, buon cum e ci vediamo il prossimo, mese. il prossimo mese sapete che le regole so. Ah, il microfono, scusa, Che Se seguite la nostra pagina Facebook avete tutti gli aggiornamenti. Sapete che a inizio mese tiriamo fuori il tema e dal prossimo mese avremo anche la collaborazione con le nostre IGERS. Ancona e Marche eh, che ci aiuteranno a diffondere, a diffondere ancora di più le, insomma, i temi delle nostre creative e niente, andate in pace e buon lavoro. La <ride> La siamo nel <ride> Grazie a tutti.